L'anime che mi ha colpito in modo particolare nella mia infanzia è stato Hape Maga, perché il protagonista mostrava la sua debolezza, il suo lato debole, anche a volte la disperazione della vita che lui viveva. Negli altri anime di solito i protagonisti mostrano sempre i lati positivi. È stato molto importante anche per imparare da questo cartone animato la realtà della vita. Non è tutto rose e fiori, ma ci sono anche ostacoli e spine. Ma io non voglio che soffra! Io non voglio che sia malata! Rosa! Successivamente ho scoperto, leggendo il libro della Tatsunoko, che Tatsuo, l'autore, ha vissuto una vita molto difficile. Ha perso i suoi genitori, dovuto poi prendersi cura dei suoi due fratelli, andare a lavorare già da giovane. Lui stesso ha voluto proiettare la storia della sua vita all'interno di questo cartone animato. Una delle serie a cui sono più legato dall'infanzia è Gigi la Trottola, sia per quel doppiaggio un po' fuori di testa dell'epoca, perché comunque avevo molto apprezzato Stefano Onofri in Gigi, o il doppiatore di Salomone che faceva questa voce molto da cane bastonato. Tutte le tematiche, le parodie, rivedevo anche dei cartoni che conoscevo dentro Gigi. Ricordo le parodie su Vultus, su lo stesso Kyashan o su Muteking. Gigi era molto questo e mi aveva veramente affascinato. E un'altra serie a cui sono legato è una serie delle Time Bokan, che è I Predatori del Tempo, soprattutto per il finale dell'opera, che dà un vero colpo di scena che mi ha molto più impressionato rispetto ad altri finali del filone Time Bokan, anche quelli molto apprezzati, ma i Predatori del Tempo mi hanno sempre dato qualcosa di più. I tre cyborg, quindi Tekkaman, Polymar e Kyashan, li guardavo, però per me cominciavano a essere un po' astruse le tematiche. Forse Polymar, che aveva questo elemento un pochino più comico, lo preferivo. Poi c'era Teru, la ragazza che aveva la maglietta con la stella, mi piaceva tanto e la guardavo sempre. Polenina era il cartone animato più vicino a questa realtà, a questa dimensione onirico-magica che un po' mi piaceva. Questo enorme paese delle meraviglie, pieno di ogni cosa, di leccornie, di esseri misteriosi, magici, particolari. Ecco, io mi medesimavo molto in questi personaggi, indipendentemente. Pakun era il mio sogno, avere un orsacchiotto così che poteva appiccicarsi al mio braccio e fermare il tempo e farmi vivere delle avventure fantastiche. Nelle serie delle Time Bokan, Yattaman era quella che ci aveva un po' preso di più, perché tante ragioni. A partire forse anche stupidamente dalla sigla, però mentre Time Bokan aveva la sigla in inglese, quando sono arrivati i Cavalieri del Re, con questo Yattaman, con questa cosa bellissima, non ce n'è stata più per nessuno, per noi. E tutti aspettavamo, anche se ero femminuccia, aspettavo, io per ridere, probabilmente i miei cugini per vedere le forme della mistress in questione, la parte finale quando esplodeva tutto e lei restava sempre mezza desnuda e si copriva, eccetera. A me faceva ghignare, loro forse lo guardavano con un altro occhio. Questo non l'ho mai saputo. L'arrivo di Gatchman è stato un po' come proseguire in televisione con l'avventura dei supereroi americani in versione giapponese. Quindi era impossibile non esserne coinvolti, perché chiaramente Super Robot e Nagayani ragionavano su delle dimensioni completamente diverse. Invece tutti potevamo essere Gatchman mettendoci un mantello. Nella democraticità di questo gruppo, dove c'era non solo il bello atletico, ma anche la ragazza ultradinamica, il bambino e il pilota panciuto, ci si poteva veramente immedesimare. Le avventure di Gatchman e degli altri Tatsunoko Heroes dopo erano decisamente più, per quanto tecnologiche, più urbane. Questo ha sicuramente determinato il loro successo, non soltanto in Giappone, non soltanto in Italia, ma anche gli americani sono impazziti, e rimane uno degli anime più famosi della storia della televisione americana. Al di là di personaggi carini o comunque ironici, come poteva essere Coccinella o la stessa Hape Maga, che in alcuni momenti insomma creava della tenerezza, della dolcezza, in realtà sono dei personaggi femminili tenaci, perché la stessa Miss Dronio, ma anche appunto la compagna Yattaman, continuano, perseveranti, e non sono invece così romantici come quelli di altri manga e anime, che io sinceramente non tolleravo. Cioè, preferisco appunto un po' di energia, un po' di forza femminile raccontata così. Secondo me quello che ha fatto proprio la differenza è il doppiaggio italiano. È stato quello che ci ha più attirato e ci ha più coinvolto, perché avevano dei riferimenti alla cultura italiana, dello spettacolo, della TV degli anni 70-80, e quindi noi faceva ridere ritrovare dei personaggi nei cartoni animati.
Signore e signori, buongiorno, qui Nando Martellotti che vi parla dalle montagne della Baviera. Dicevamo, ma come facevano i giapponesi a sapere che esisteva Lola Falana o Nando Martellini, coi nomi poi cambiati, perché ovviamente non sapevamo che esisteva l'adattamento, il doppiaggio, noi eravamo solo degli utenti che usufruivano, non sapevamo tutto quello che c'era dietro.